se noi non eravamo figli. Noi abbandonati, noi maltrattati, noi eterni straccioni, portavamo addosso una croce diversa da quella degli altri. La nostra croce ce l'avevano buttata addosso, non ce l'eravamo presa. Così, senza dirci niente, senza consultarci, ci avevano buttato addosso una croce che ci schiacciava sempre e mai ci redimeva. La portavamo noi, eterni straccioni, noi, ma su e giù per il corridoio. Ci sedevamo a cercare un ristoro che mai non arrivava, perché la nostra croce che mai ci redimeva ci schiacciava sempre. Noi, stanchi fin dal risveglio, gonfi di medicine, asfissiati dal nostro stesso puzzo, dal fumo delle nostre sigarette. E Dio dov'era in tutto questo? Ma chi ci pensava? Non ci passava nemmeno per la testa di pensare a Dio, unico Dio o molti dei che fosse. Cacciati fuori dal mondo, separati dalla vita, da porte, 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 cancelli. Chi aveva tempo di pensare a Dio? Non ci veniva neanche in mente di pensare a Dio. Per questo, per noi, allora Dio non esisteva. Allora, quando avevamo smesso perfino di disperare, il nostro Dio venne. Era un Dio umano e si chiamava Storia. In mano una torcia e una lente. Scavava e scavava, vecchio Dio curioso di tutto, nume che cerca sempre il vero. Venne a darci le tavole della legge 180. E noi, straccioni, noi che non sapevamo più sperare, noi che avevamo smesso perfino di disperare, fummo dal Dio della storia restituiti alla vita. Noi, straccioni, ci affacciamo al mondo per ritrovare la coscienza che c'era stata tolta. Cristo, da Eboli, si rimise in cammino per noi, restituiti alla vita. Noi, matti, abbandonati e miseri, noi, sofferenti, ci riaffacciamo alla vita. La vita, quella con la maiuscola, sempre si ricordò di noi, e il mostro orrendo, il manicomio, cadde, si afflusciò su se stesso. Da allora ognuno di noi porta volentieri la sua croce, la sua piccola croce proporzionata alle sue forze. Adesso la portiamo volentieri questa croce, ce l'abbiamo come qualsiasi essere umano, come quelli che si chiamano persone, come gli altri che da sempre sono stati nella vita, nella storia. Allora quel Dio, che per noi non esisteva, ci fu svelato dalla storia, dal nome della storia, che aprì il mondo a noi, a conoscerci, a farci conoscere, e per noi a conoscere Dio. Allora Dio per noi ricominciò ad esistere. Queste cose le ha scritte Armando, che ben conosceva il manicomio, non per esserci andato in visita, ma per esserci stato per anni. Ha fatto parte della sua vita, sarà sempre parte della sua vita, il manicomio. Archeologia psichiatrica, potremmo dire, un po' come le vecchie ferriere, le industrie dismesse quando si parla di archeologia industriale. Fra le istituzioni totali, il manicomio è il più strano e violento. Una volta in manicomio ci finivano tutti quelli che non avevano nessuno che li potesse difendere, quelli che erano soli, come gli orfani, gli omosessuali, gli alcolisti, gli handicappati, eppure qualche matto ogni tanto, ma sì. Il manicomio. Armando è un poeta e forse per questo un pochino matto lo è, perché essere poeti al giorno d'oggi è fuori tempo, fuori luogo, fuori gioco, roba da manicomio, insomma. Ma lasciamo parlare Armando. Sono nato il 12 giugno 1945, subito dopo la guerra,
e i miei, che avevano già una figlia femmina di 3 anni, con il maschio si sentirono appagati e di figli non ne ebbero più. Nella mia infanzia ricordo i rimproveri di mia madre quando litigavo con mia sorella, facevamo qualcosa di male. E piantatela, no? Che so io la fatica che ho fatto per avervi, che sembrava che non potesse aver figli. Eppure, quel rimprovero materno nell'infanzia mi ha sempre dato una serenità. Mi ha fatto sentire di essere un figlio voluto, un figlio desiderato. Non nato per caso, per uno scherzo del destino, ma perché desiderato. Eppure ho pensato fin dall'infanzia di essere destinato al manicomio. Perché ero un figlio non seguito, non curato. Mia madre non c'era mai, era sempre in bottega. Tornava per un pranzo veloce per me e mia sorella e alla sera per metterci a dormire. Mio padre lavorava sulle navi per il Sud America e tornava 2 o 3 giorni al mese a casa e non faceva che litigare con mia madre. Io abitavo a Regina, che è un quartiere operaio, popolare. All'epoca tutti parlavano il dialetto, ma noi parlavamo l'italiano. E questo mi avvantaggiava a scuola ed ero anche bravo, almeno fino alle medie. Poi al nautico mi feci bocciare 2 volte. È che non avevo nessuno che mi seguisse, mi incitasse, magari mi obbligasse anche a studiare. Così ansie, paure, depressioni cominciarono a farsi vive ed ebbi il mio primo ricovero, il battesimo del fuoco. Un breve ricovero a quarto. E al mio ritorno tutti sapevano che ero stato ricoverato per un esaurimento nervoso, come si diceva allora, che vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma era stigmatizzante. Esaurimento nervoso, tutti lo sapevano. Ripresi a studiare, per un po' le cose andarono anche bene, però poi un altro ricovero. Gli autobus della vita passavano e io non ci salivo sopra. Chi si fidanzava, chi si sposava, chi intraprendeva una carriera lavorativa. E io sempre al palo. Così fra un ricovero e l'altro cominciai a sentire le voci, deliri, allucinazioni uditive, tutte le voci qua in testa, tutte qua dentro, e non c'era verso che passassero. E i farmaci. Come bere acqua fresca. Stetti 4 lunghi anni in manicomio. Ancora oggi mi chiedo come sia possibile parcheggiare un essere umano in manicomio per 4 anni. Forse ora non sarebbe più possibile, ma tanti hanno fatto come me e tanti ci hanno fatto pure l'ergastolo e qualcuno ci è uscito anche con il cappotto di legno e i piedi in avanti, come dicevamo noi. Durante questa permanenza ebbi anche l'articolo 4. Sì, perché nel 1968 un ministro socialista fece una leggina che non aboliva la legge in vigore sui manicomi del 1904. Leggina che però al suo articolo 4 prevedeva la figura del residente volontario, un matto ufficialmente guarito ma che continuava a vivere in manicomio e che per questo veniva chiamato articolo 4. Nel periodo del mio articolo 4 mi misi anche a scrivere poesie in rima, rimette, sonetti, epigrammi, alcuni sono anche simpatici, sì. Ne leggiamo alcuni. Le incertezze della fede. Ho chiesto per certezza ad un teologo: sei in peccato un matto che non crede? Mi ha risposto che Dio è anche psicologo e mi è venuto il dubbio di aver fede. Politici ed elettori. Smettiamola di far tanto schiamazzo sui nostri politici cialtroni. Non chiamiamoli più teste di cazzo, che lo
noi che li leggiamo siamo coglioni. Garibaldi e la Roma d'oggi. Se Garibaldi nasce nuovamente, vede Roma come si è conciata, ritorna sulla cima d'Aspromonte, ma questa volta per farci l'eremita.